Volevo mettermi ancora in gioco, vedevo Torino che era molto ambiziosa di voler prendere una coppa europea. Ho visto la scelta del coach che conoscevo, quindi sapevo che era. Quindi avevo capito sicuramente che volevano giocarsela alla pari con le grandi società. Quindi, quando è arrivata questa offerta per cercare di fare un passo in avanti, ho accettato subito. Che ambiente state creando? Beh, sicuramente sarà un ambiente, cerchiamo di creare un gruppo unito fuori e dentro al campo. E cercheremo di divertirci il più possibile per portare a casa le vittorie. Questo. L'Europa spaventa questa nuova avventura di quest'anno? No, spaventare no, sicuramente sarà molto difficile gestirsi le doppie partite settimanali, però sicuramente avremo modo per cercare di togliere subito le partite che faremo dalla testa per pensare subito alla prossima, quindi sarà una bella esperienza. Avrete un precampionato molto amichevoli, proprio mirate a creare il gruppo in vista poi della partenza ufficiale di ottobre. Quanto sarà importante sfruttare bene e quali sono gli obiettivi anche di questo precampionato? Beh, sicuramente abbiamo molte partite per prepararci sicuramente alla doppia competizione. Abbiamo partito anche con squadre di Europa per capire anche il livello tecnico e di agonismo che c'è in Europa, che forse noi non siamo abituati, quindi sarà un precampionato molto importante. E questo mese lo dedicheremo molto a per unirci come squadra e per cercare di seguire il coach come vuole impostare il gioco, quindi sarà impegnativo, ma ci divertiremo anche. Come vi ha accolti? Come ti ha accolto il coach? Cosa ti ha detto? No, subito con una battuta, perché alla fine io e lui ci conosciamo da un po' quando lui era a Siena, però quindi sono molto contento di essere qui sotto le sue ordini.